Pesa 64.000 tonnellate e sarà la prima di una serie di quattro giganti dei mari. Questa mattina i cantieri di Monfalcone hanno colto il varo della nuova Explora One, realizzata da Fincantieri su commissione di MSC Crociere, con una spesa complessiva di 2 miliardi di euro, incluse le altre tre navi che saranno realizzate nei prossimi anni. Quella attualmente in realizzazione appare pressoché delineata nelle forme, con l'obiettivo di metterla in funzione a maggio 2023. Nel frattempo, i vertici delle due aziende si sono ritrovati per festeggiare l'importante step, il primo che vede alla guida di Fincantieri i nuovi amministratore delegato Pierroberto Folgiero e presidente Claudio Graziani, insieme a loro anche Pier Francesco Vago, Executive Chairman di Crociera MSC. Il colosso dei mari, inoltre, sarà la prima nave a essere capitanata da una donna. Ho iniziato la mia carriera in Italia con una compagnia italiana, poi mi sono aperta al mondo internazionale e con molto entusiasmo torno in una famiglia che è fortemente di impronta italiana, anche se poi si apre al mondo, e che ama, conosce e rispetta il mare. Questo è fondamentale per me. Fuori discussione che il ruolo delle donne è centrale e come dicevo quando ero, diciamo così, ancora presidente del comitato militare, sono addirittura un moltiplicatore di potenza perché portano in aggiunta una parte culturale di sviluppo. Quindi io credo che questo qui sia un simbolo, è la prima nave prototipica di un nuovo concetto di cruise comandata da un capitano donna e questa io credo che sia un segnale importante per tutti, ma per tutto il mondo italiano, dell'economia, dello Stato, del privato, del pubblico. Con le tre prossime navi Explora è previsto un aumento anche dei dipendenti o una nuova forza lavoro? Ma diciamo che il piano industriale della società e anche le prospettive che questa ripresa del settore della crocieristica stanno dando fanno molto ben sperare. Come sapete, questo è un business in cui bisogna pianificare molto per tempo l'impiego dei cantieri. Devo dire che Fincantieri, con la forza che ha, per tutti i motivi che abbiamo detto prima, avrà tanto lavoro davanti, tanta necessità di continuare a supportare la produzione industriale in avanti sulla base degli ordini e del piano industriale anche saremo in grado di accompagnare dal punto di vista dei posti di lavoro lo sviluppo dell'azienda.